Agnese Lanza, presidente di Futuro Anteriore. Questa associazione è nata perché sul nostro territorio e quali sono le sue finalità, i suoi obiettivi? Allora, Futuro Anteriore nasce attraverso un progetto di tanti giovani battipagliesi che hanno voglia di cambiare lo status quo delle cose, non soltanto a livello politico, anzi, ma a livello sociale e culturale, cioè creare un interesse all'interno della città vivo che faccia rinascere un attimino un interesse verso questa città, verso le sue capacità e quindi un impegno che si concretizzerà con una serie di eventi e speriamo anche ovviamente con una serie di attrazioni di giovani che vogliano magari partecipare e darci una mano proprio sul territorio. Come ti dicevo prima, è un'associazione che è nata dalla voglia di cambiare lo status quo delle cose. In che senso? Nel senso che abbiamo bisogno di far rivivere questa città non soltanto dal punto di vista politico, quindi creare interesse, ma dal punto di vista culturale e sociale. Questo che cosa significa? Che noi vorremmo creare anche una rete di aiuti alle persone attraverso magari sportelli attivi, sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista economico, quindi fare proprio un vero e proprio supporto alla popolazione. E questo perché? Perché notiamo che in realtà c'è uno stato dormiente a Battipaglia che riguarda tutte le tipologie di questioni e anche quelle più dirette, tipo per esempio questioni quali la Tari, quali voucher eventuali che possono essere donati alla popolazione, di cui magari la maggior parte delle persone e i propri destinatari non ne sono a conoscenza. Quindi diciamo un'associazione che intende dialogare con tutti i battipagliesi sia dal punto di vista culturale, politico, economico e legale.